Ciao, benvenuti su Talking Sax. Io sono Michele Leis e in questo video dedicato a chi è alle primissime armi sul sax, vi do alcuni suggerimenti su come praticare le scale maggiori col nostro strumento. Il primo suggerimento è quello di studiare le scale che si trovano nel centro dell'estensione del nostro strumento. Si potrebbe pensare di partire dalla scala di Do, ma in effetti per noi finisce sempre o molto in basso o molto in alto, quindi non è tra le più facili da eseguire. Vi consiglio invece di partire da quella di Sol o da quella di Fa, che hanno ognuna una sola alterazione e sono quindi comunque facili da suonare da un punto di vista di posizioni, però sono centrate nell'estensione dello strumento e quindi sono molto più facili da un punto di vista di emissione. Il secondo consiglio è quello di suonare le scale fino alla nona, quindi nel caso della scala di Sol fino a La, nel caso della scala di Fa fino al Sol. Quando arriviamo alla nona, prendiamo fiato e torniamo giù fino alla fondamentale. Questo perché suonando fino alla nona, l'ultima nota che suoniamo nella scala cade in battere e quindi abbiamo una migliore quadratura ritmica, soprattutto quando suoniamo le scale pronunciate. Il terzo consiglio è di suonare le scale in tre modi: scala legata, scala staccata e scala pronunciata. Nella scala legata utilizziamo un unico fiato per fare tutta la scala fino alla nona, quindi dalla fondamentale alla nona. Nel caso della scala di Sol partiamo da Sol, poi abbiamo La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, prendiamo fiato e torniamo indietro fino alla fondamentale. Il secondo modo è la scala staccata, quindi per ogni nota abbiamo due colpi di lingua, uno per aprire la nota e un altro in cui riappoggiamo la lingua sulla punta dell'imboccatura per chiudere la nota. È come se dicessimo un piccolo tat per ogni nota che facciamo. Il terzo modo in cui suoniamo la scala è la scala pronunciata, o meglio pronunciata con una pronuncia jazzistica, si dovrebbe dire. Questo è molto importante perché questo tipo di articolazione, quindi il modo in cui mettiamo la lingua su questa scala, si utilizza moltissimo in ambito blues, jazz. Diciamo che è un po' la base per iniziare a articolare, quindi a usare la lingua, nel sassofono moderno. Un po' più complessa da eseguire delle tre varianti di scala che vi ho proposto. All'inizio, per rendere le cose più facili, potete provare a separare le coppie di note, quindi avremo la prima da sola e poi tutte coppie. Vi faccio sentire. Man mano che ci prendiamo confidenza e siamo più sicuri, invece dovremmo riuscire a, con un unico fiato e quindi sostenendo il suono per tutta la durata della salita e per tutta la durata della discesa, a legare le note, ma utilizzando la lingua per accentare quelle giuste. Una volta che riuscite a suonare bene la scala di Sol o quella di Fa in queste tre modalità, quindi legato, staccato e pronunciato, potete progredire con le scale più complesse che hanno più alterazioni. Quindi io vi consiglio di andare sempre crescendo di un'alterazione, prima con i diesis e poi con i bemolli. Quindi Sol, Fa, Re, Si bemolle, La, Mi bemolle, eccetera, eccetera. Così arriviamo a 3, 4, 5, 6 alterazioni e abbiamo completato il circolo delle quinte. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete un like, seguite il canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.